Ciao ragazzi e benvenuti, sono le Ferri ed oggi finalmente scopriamo Enlisted, ovvero un nuovo sparatutto multiplayer online free to play, quindi gratis da giocare, disponibile su PC, Xbox Series e su PlayStation 5. Da notare però che su PC non è scaricabile dal classico launcher di Steam, bensì dal suo launcher proprietario, quello di Gaijin.net. Praticamente sono gli sviluppatori dietro a Crossout e Cursed, ovvero il vecchio Cuisine Royale. Come vi dicevo prima, questo gioco non è da confondere con Battlefield 5, bensì lo possiamo paragonare al più famoso Hell Let Loose, che trovate fra l'altro nel canale, oppure a Postscriptum, che è un po' più di nicchia. Quindi cosa vuol dire? Significa che qui con un colpo bene o male si muore, o comunque si viene atterrati e si rischia di morire molto molto facilmente. A differenza degli altri giochi, qui c'è un gameplay leggermente diverso, nel senso che noi non andremo in una squadra assieme ad altri giocatori reali, bensì ogni giocatore all'interno della partita, quindi immaginatevi che ha, non mi ricordo più adesso, circa 30 giocatori per squadra, ogni giocatore ha la sua squadra intera, quindi significa che noi comanderemo il nostro personaggio direttamente più altri 4 personaggi della nostra squadra comandati dall'intelligenza artificiale. Quindi veramente nel campo di battaglia ci sono davvero davvero tantissimi soldati, parti in parte reali e in parte sono finti. Fra un po' vi farò vedere. Il gameplay in realtà mi convince molto molto molto, la grafica anche quella, anche se ha uno stampo tendente al cartunesco quasi, cioè realistico sì, ma non così realistico, vedrete dopo perché ha davvero dei colori davvero davvero sgargianti. Detto questo, vi faccio tranquillamente vedere com'è il gioco e poi ne parliamo nel frattempo. Un'altra cosa che devo dire è che devo ancora capire se è veramente free to play oppure se c'è del pay to win, anche se in realtà mi pare di aver capito che è veramente free to play. Lo scopriremo magari un po' alla volta. So che ci sono le missioni da fare che praticamente ci danno ricompense, che sono appunto risorse per comprare armi, per comprare potenziamenti e altre cose varie, per cui probabilmente non è proprio un pay to win, ma chi paga forse è un po' facilitato, ecco, nella progressione delle ricompense, nello sblocco delle armi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma comunque staremo a vedere. Allora, vediamo un attimo cosa possiamo fare. Io ovviamente mi invito sempre a lasciare un like al video, a lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate, e se ancora non l'avete fatto seguite anche il canale Twitch dove faccio le live, che si chiama sempre Le Ferri. Una cosa che contraddistingue questo gioco rispetto ad altri è una mobilità molto molto ampia, nel senso che ci possiamo ovviamente accucciare, possiamo ovviamente stenderci per terra, ma soprattutto possiamo anche fare dei salti non indifferenti e scavalcare staccionate davvero davvero alte, circa anche 2 metri, tipo quella lì in teoria si dovrebbe scavalcare senza troppi problemi, se non fosse per il fatto che è una palizzata, quindi potremmo farci male. Vediamo. Vedete? In Battlefield questa cosa ve la sognate, per esempio. Anche in Postscriptum, se devo essere sincero, eh. Allora, io direi di andare a conquistare A. Vediamo un attimo dove sono i miei compagni bot. Boh. Saranno vicino a me, immagino. Vabbè. Ordine cancellato. Sei troppo distante dalla tua squadra. Ok. Allora, andiamo verso A. Ovviamente, fate finta che stia giocando da nabbo, perché di fatto è così, Speriamo dei colpi d'avvertimento. No, non è vero. In realtà sarebbero per uccidere, però non ce la faccio. Aia. Benissimo. Vedete? Uno della squadra è morto. Chi possiamo usare adesso? Un altro che era vicino a noi, credo. O almeno spero, insomma. Ok, abbassiamo un attimo il volume delle cuffie. E cosa possiamo fare? Non lo so, andiamo su B, dai. Ecco, questi qua ragazzi sono i miei compagni della squadra, Vedete, sono caratterizzati da una freccetta. Ah, poverino. È questo quello che stavo usando prima. Fanchiulo. Niente, oh. Non ne va a segno uno, ma com'è possibile? Vabbè. Fra l'altro, considerate che noi ci stiamo giocando a impostazioni medio-alte, non al massimo, Al massimo deve essere veramente, veramente spettacolare da vedere. Considerate che è comunque gratuito da giocare, per cui c'è tanto lavoro dietro, cazzo. Ebbene,
Vediamo. Close window. Chiudi la finestra, va. Ma come? Ma è un alleato quello lì. Benissimo, perfetto. C'era anche il puntino blu. E non me ne sono accorto. Bene. Lo stanno supportando enormemente, come gioco. Stanno facendo un sacco di aggiornamenti, stanno introducendo mappe, campagne, perché effettivamente le mappe sembrerebbero momenti, diciamo, reali della storia, per cui è tanto tanto carino da vedere. Aia. Cazzo. Qualcuno che mi copra, tipo? Aio. Vedete, adesso mi hanno dato un colpo, per esempio, non letale. Ah, beh, switch member, toh. Ma come? Ma come? Si è curato quello lì, cazzo. Potevo cambiare membro. Però nel frattempo gli altri si sono rianimati, perché non sono stati colpi letali, porca miseria pupazza. Vediamo se riusciamo a fare dei danni qua. Cazzo, in testa. Questo qua è stato un bel colpo di culo anche, però, Abbiamo catturato tutte le zone strategiche. Perfetto. Perfetto. Vi dico già che questo gioco molto probabilmente lo vedrete spesso su Twitch, Mi piace un sacco. Come anche Hell Let Loose, sia chiaro. Solo uno ne è rimasto. Ah, beh. Allora. Grassi risultati, prevedo. Grassi risultati. Non è vero. Qui vedo dei nemici lì, Se non ho visto male. Ci sono anche le classi, ci sono anche i loadout, volevo dire. Però dopo vi faccio vedere com'è il sistema di gestione delle monete in game, perché è veramente, veramente complesso. Cioè, io non ci ho capito un cazzo, sì che l'ho guardato parecchio bene, Skeleton ho ucciso. Sì, ma il bot di Skeleton o Skeleton veramente? Boh. Ehi, 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 ehi. Curiamoci un attimo, va, vediamo. Vedete la salute in basso a destra? Perfetto. Perfetto, mica tanto. Così poco si è curato. Vabbè. Che facciamo qui sopra? I polli. L'area A è là in fondo, a 160 metri, cazzo. C'è un po' di confusione, Vediamo. Proviamo ad andare, dai. Entriamo di qua, però. Ecco qui. È tutto molto tranquillo, diciamo, su quel fronte. Mark enemy, hold breath, mount weapon. Ah. Bello. Mark enemy, toh, diciamo che è là. Porca miseria. E vai. Uno ucciso a casaccio. Il feeling delle armi, devo dire che mi piace un sacco, Ehi, 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 c'è qualcuno là. L'ho appena visto. Fuck. E gli altri dove sono? Fai attenzione, ti sparano! Ecco, ecco, ecco.
Vedo già una brutta fine per quello lì. Ma in realtà no, dai. Ci sono un sacco di alleati qua, per cui... perché? Ma tutti quelli che erano là dove sono finiti? Cazzo! Niente, oh! Tutti lisci, cazzo! Ma va, ma non ci credo, che vergogna! Ma che passaggio c'è che non vedo nessuno passare, boh? Ci mettiamo qua, cosa volete che vi dica? Intanto mi spareranno da dietro adesso, per cui va bene così, insomma. Aia. Tutti qua sono. E... molto male. Qualcuno che mi aiuti, tipo, no? Ma io mi sto cagando sotto. Vabbè. Loro stanno attaccando da là, attacco da qua io. Tiè. Cazzo, vabbè. I miracoli non posso fare da solo. Però qualcuno l'ha ucciso almeno. E io direi di andare qua. Vediamo qua che squadra abbiamo. Una squadra completamente eliminata. Eh sì. Questo qua è il tank, niente. Proviamo questi col PPD. Oh, perfetto. E qua praticamente, ragazzi, come funziona se non ho capito male? In ogni match noi possiamo portare fino a 4 squadre. Una volta morte tutte le persone all'interno delle squadre, mi sa che noi ne possiamo più giocare, ma non ne sono sicuro. Per cui prendete con le pinze questa cosa qui, Credo sia così comunque, perché avete visto che durante la selezione una squadra era completamente eliminata. Per cui, boh, vorrei morire apposta per capire un attimo se è veramente così. Però c'è anche da dire che non vorrei sprecare la partita, insomma. In ogni caso... in ogni caso mi ha ucciso. Questo qua è il Mosin Carabina. Vabbè, volevo provare il PPD e... sto cazzo. Infamone, dove sei? Quello lì è il mio cadavere. Do cazzo. Oh, porca. Miseria. Fai attenzione, ti spara. Vittoria? Incredibile. Abbiamo vinto nonostante abbia fatto un po' cagare. No, dai, non è vero. Non ha fatto completamente cagare, però sicuramente è lontano dall'essere una bella partita. Dove siamo noi? Ottavi su 13. Ah, 13 giocatori per 5... è il numero di giocatori contemporanei, praticamente, compresi i bot, però, Quindi 13 e 13. Ok. Allora, vediamo un attimo. Noi adesso abbiamo... Order for Weaponry. Finish your battle, get reward. Ok, Silver Order for Troops. Ordine d'argento per le truppe. Io praticamente vado sui cosi personali. Price 1. Ok. Boh. Cosa ho sbloccato praticamente? Ah, sblocca le armi laterali per le truppe. Ah, bene, bene, bene. Ok. Questa cosa qua come si sblocca? 1. Ah, ti costerà 3. E io non ne ho. Va bene, ok. Praticamente tutte queste risorse qua, io credo che si prendano anche giocando, ma non ne sono sicuro. Per esempio, small ammo pouch, small backpack, grenade pouch... Molotov cocktail ti costerà, ok, oppure questi qua d'oro e io invece ce li ho d'argento. Vedete, 0, 1, 0. Academy. Ah, dove puoi mandare i soldati per un addestramento, ok. To unlock higher level training through squad upgrades. Vai, upgrades. Ok, purchase, vedete? Chi shoppa, di fatto, livella molto molto più facilmente, diventa più forte molto molto velocemente rispetto a chi non shoppa. Però per il resto diciamo che non credo sia un pay to win. Semmai è un pay per essere avvantaggiato, ecco. In ogni caso dovrebbe essere tutto sbloccabile tramite il gioco normale.
Io direi che non vi devo far vedere altro, nel senso che, come vi dicevo, questo qui è la gestione della squadra, ok? Noi possiamo mettere 4 squadre per ogni partita. Un po' alla volta sblocchiamo gli squadroni. Vedete, se io vado qua, fermi tutti. Manage Soldiers, eccoli qua. Spazio libero per un soldato di questa squadra, eh? Oppure qua, qua, vedete, qua non c'è niente. Qua ci sono tutte le cose della squadra bloccate che sblocchiamo andando avanti con il livello della campagna. Il livello della campagna si sblocca facendo queste cose. Campagna 3, 2 di 3 obiettivi. Vedete, porta un soldato a livello 5. Raggiunge il livello 35 per ogni squadra data, credo. Sono livello 2, immagino. Achieve top 1 in battle, cioè arriva 1. E altre cosine var. Cattura 10 punti in una battaglia. Per cui sembra facile, ma facile non è. Insomma, c'è da perdere tanto tanto tempo, ecco. E comunque promette bene. Detto questo, io vi ringrazio per la compagnia, più o meno, e per il supporto. Grazie e alla prossima.